quella del Festival del Brodetto è una storia lunga 15 anni, da prima sfida amatoriale per cuochi provetti, poi la crescita con la presenza dei grandi chef e l'internazionalizzazione. Una storia che parla di Adriatico, di lupi di mare e di uno dei piatti nazionali della cucina marinara più diffuso in assoluto. Ogni regione, ogni città di mare ha la sua ricetta, il modo di cucinarlo, i pesci che si adoperano e quelli che non possono mancare, ricette della tradizione e versioni rivisitate. Le novità di quest'anno sono il ritorno del pallabrodetto, sospeso l'anno scorso e ripreso quest'anno, in modo che una parte del pubblico possa degustare le ricette proposte nei cooking show e durante le lezioni di cucina di mare. Il rafforzamento della gara internazionale e le presenze internazionali, una dalla Spagna e una dalla Serbia, un'attenzione molto particolare, molto mirata alla valorizzazione della filiera della pesca, dall'attività in mare, la pesca appunto, alla commercializzazione, alla ristorazione che veicola il prodotto della pesca. Tutto il resto della manifestazione è come la si conosce, perfezionata in molti dettagli, quindi aspettiamo tutti al Lido di Fano. Altra grande novità per l'edizione 2017 sono i gemellaggi. La manifestazione, infatti, forte ormai della storia del suo successo, ha messo in piedi molte importanti collaborazioni con realtà italiane e straniere. Il festival quindi diventa una vetrina anche per la città di Fano, dove il brodetto dei pescatori è un fondamento della gastronomia marinara. È un'occasione di valorizzazione turistica del nostro patrimonio, è un'occasione per attrarre tante persone che vengono da fuori. Devo dire che in questi anni il festival non è percepito soltanto Fano e dintorni, ma è percepito a livello nazionale, tanto che vengono anche persone apposta da varie parti d'Italia proprio per questo festival.